Avvocato Annoni, allora un passaggio importante in politica, in un momento anche difficile, una candidatura a sindaco, forse con una battuta verrebbe da dire che in questo momento Imperia ha bisogno di un sindaco ma anche di un avvocato. La battuta è bella, mi piace. Io posso dire una cosa, sono cresciuto come professionista a Imperia, ho fatto la mia carriera a Imperia, Imperia mi ha dato molte soddisfazioni. Forse è giunto il momento che io riesca a dare qualcosa alla città di Imperia. Ci proverò seriamente come ho sempre fatto. Se Imperia ha bisogno di un avvocato avrà l'avvocato, ma per me Imperia ha bisogno di ricrescere, di ripartire. Imperia deve risorgere. Abbiamo una specie di doppia crisi a Imperia, se posso esprimermi così, non so se condivide, ma abbiamo già la crisi nazionale. E dentro la città di Imperia la crisi nazionale si sovrappone alla crisi di Imperia. Abbiamo tutte le nostre grandi opere pubbliche ferme, il porto, la ferrovia, il Parrasio e così via. Abbiamo 14 milioni di euro da spendere in opere pubbliche a Imperia che se non li spendiamo entro un anno e mezzo circa, dati che ho tirato su in questi giorni, se ne vanno e non potremo più investirli nella nostra città. E abbiamo le ultime due amministrazioni, l'amministrazione Strescino e l'amministrazione del commissario, mi sembra che siano di una stasi e di un immobilismo che è grave. Come sindaco Imperia riparte. Ecco, riparte anche dal porto. Il porto lei lo conosce bene il problema, perché insomma anche a livello professionale è impegnato nella difesa al processo di Torino, è una situazione molto difficile, chiaramente non c'è soltanto quello, ma quanto peserà questo e quanto sarà difficile anche affrontare questo? Allora, il porto e il processo sono due cose diverse. Il processo sta a Torino e si discute se Caltagirone e altri complici hanno derubato la città, la porto di Imperia, se si sono appropriati di cose delle quali non dovevano appropriarsi. Questo sta nel processo e sta a Torino. Il porto ce l'abbiamo qua a Imperia. Il porto per la città di Imperia è una cosa molto importante perché è destinato a generare un indotto, centinaia di posti di lavoro, ricchezza per la città e utili da prendere, da distribuire al comune quale socio che diventerà socio di maggioranza il comune. Quindi il porto dobbiamo farlo ripartire in fretta, perché il porto significa ricchezza per la città di Imperia. Il processo abens sua sideralites, come si diceva, no? Ma il processo lasciamolo dov'è. Il porto è nostro e qua è importante farlo ripartire subito, come è importante far ripartire subito le grandi opere pubbliche grandi che abbiamo qua in Imperia, come la ferrovia, come la questione dei parcheggi e così via. È stato presentato oggi ufficialmente il nostro candidato, il candidato del PDL, Erminio Annoni, una persona autorevole, importante, uno dei più grandi penalisti della nostra provincia, che avrà l'autorevolezza che in questi anni è mancata, la competenza e la necessaria determinazione per far ripartire realmente la città. Una città che è ferma, una città che è in difficoltà dovuta alla crisi economica congiunturale, dovuta anche ai sequestri, alle azioni giudiziarie che stanno per motivi amministrativi bloccando anche la libera iniziativa. Io credo che ci siano varie linee guida che la città deve seguire per ripartire. Sottolineo due cose fondamentalmente: il completamento delle grandi opere, e so che l'avvocato Annoni si impegnerà con tutto il suo carisma per far ripartire il porto con la sua competenza, per far ripartire le grandi opere che in questo momento sono ferme e che l'amministrazione Sappa aveva iniziato. Il secondo punto importantissimo, la manutenzione della città. La città in questo momento è sporca, è una città in difficoltà, piena di buche, buia, è una città che deve ritornare a essere un salotto ed è una città che dal punto di vista turistico ha bisogno delle infrastrutture. Quindi questo è il secondo impegno, una manutenzione ordinaria e straordinaria importante,
e costante, con gusto, che deve essere fatta praticamente quotidianamente. E poi un punto importante, parallelamente alla ripresa della città, deve esserci una forte attenzione sul sociale, perché sappiamo che la crisi economica morde tutta, non solo l'Italia ma anche l'Europa, in particolare una cittadina come la nostra, che ha bisogno del porto per ripartire, che ha bisogno della libera iniziativa, però ha bisogno anche di un sociale con dei fondamentali forti e ha bisogno di fondi per poter stare vicino alle realtà difficili.